13 punti sulla terz'ultima posizione occupata dall'Avezzano, battuto domenica al Civitelle. Il Vasto Girardi si gode il momento positivo, le due vittorie consecutive, e guarda al futuro con grande ottimismo. Sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita di gruppo, di volontà, di sacrificio. E dobbiamo fare solo un plauso a questi ragazzi che si sono sacrificati, anche chi fuori ruolo, chi è stata una partita vinta col cuore soprattutto. Jesina e Avezzano al tappeto e salvezza a portata di mano con quota 40 punti da raggiungere il prima possibile. Sicuramente quello è il nostro obiettivo, 40 punti. Poi dopo tutto quello che viene in più, speriamo che venga, ce lo prendiamo. Nicola Spesce si è subito inserito nei meccanismi tattici di una squadra che va forte a centrocampo, garantisce qualità e quantità. L'intesa con Fazio e Di Lullo è stata immediata. Sono giocatori di categoria anche loro, hanno sempre fatto questa categoria. Riusciamo a metterci un po' come vuole il mister, a 2, a 3, non abbiamo problemi. In campo la squadra corre e dà una precisa identità tattica. La differenza, inoltre, la fa lo spirito da provinciale, proprio come piace a Farina, una provinciale che pensa in grande. Sicuramente il cuore, la volontà, abbiamo corso per 95 minuti senza mai fermarci, ci abbiamo sempre creduto che potessero arrivare questi 3 punti, e soprattutto perché erano fondamentali per staccarci un po' dalla zona medio-bassa della classifica.